Pace bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Domenica del Buon Pastore, occasione bellissima per lasciarci parlare al cuore e cogliere quanto sia bello seguire il Signore. Gesù dice di essere il Buon Pastore, in greco il Bel Pastore, il Pastore vero. Qual è la sua caratteristica principale? La capiamo da un verbo ripetuto per ben 5 volte in pochi versetti. Il verbo dare. Il pastore dà la propria vita per le pecore. È qualcosa di enorme. Se ci pensate, nella realtà quotidiana, un pastore è qualcuno che si prende cura del gregge, ma che al contempo si serve del gregge per vivere. Prende lana, latte, macella gli animali all'occorrenza, magari difende il gregge, ma di certo non arriva a dare la vita per le pecore. Gesù rompe questo schema e ci porta su un altro livello, nell'oltre di Dio. Dio è il pastore che si prende cura di noi. Gesù dà la vita per noi. Attenti, qui non si intende solo il morire in croce di Gesù. C'è tutta la sua vita data, offerta per noi. Tutto ciò che Dio compie è dare vita, è dare la sua vita. Dio non dà meno di se stesso. Volendo usare un'immagine, limitata ovviamente, ma senz'altro utile, pensate ad una mamma con il suo neonato. Tutta la sua vita è per il suo piccolo. Arriva a dare il suo corpo per nutrire il suo piccolo. È tutta orientata per lui. Questo è Dio per noi. Se facciamo nostra questa immagine, quante cose del nostro rapporto con Dio possono essere purificate? Dio esiste per noi, per me, per te, per amarti, per servirti, per guarire la tua vita, per essere il tuo pastore. Qualcuno che non viene a togliere ma a dare, che desidera portare a pienezza la tua vita. Non come il mercenario, dice Gesù, a cui non interessa delle pecore e quando vede arrivare il lupo se ne va. Vedete, anche se frequentiamo la chiesa, a causa dei nostri retaggi, del nostro vissuto, noi potremmo pensare di avere a che fare con un Dio mercenario, cioè con qualcuno che fondamentalmente pensa a sé, che se ti comporti bene ti ama, se no ti abbandona, dunque se ti trovi a soffrire perché qualcosa l'avrai sbagliato. Con un'immagine così di Dio chiaramente avremo un po' paura di Lui. Pensiamo di doverlo pagare e magari davanti ai nostri problemi reagiamo pensando di dover fare più sforzi, più impegno, più sacrifici per meritarci qualche grazia in più. In fondo tutte le nostre strutture filosofiche, religiose, umane sono tutte a pagamento. Ci dobbiamo meritare tutto. E quindi noi potremmo trovarci a vivere, secondo questa prospettiva, anche il rapporto con Dio. Se sei buono sarai amato, altrimenti sarai rifiutato. Ma Dio, miei cari, non è questo. Gesù è il pastore che dà la vita per noi. Un pastore che non chiede ma offre, che non prende ma dona tutto, che non toglie vita ma dà la sua vita anche a coloro che gliela tolgono. Ci fa bene allora partire da qui, miei cari. Dio ci ama in questa misura. Noi siamo accolti, amati. La salvezza ci è offerta. A noi accoglierla e corrispondervi. Solo in questo senso si merita. Perché ci si fida di un amore che ci anticipa. Dunque, miei cari, davanti a tanta bellezza possiamo deporre le nostre maschere. Non siamo amati perché siamo bravi, brillanti, capaci, ma perché siamo suoi. Siamo pensati, voluti e amati da un padre che ci ama da sempre e ci amerà sempre. Come una madre che ama il suo bimbo perché è suo figlio. Siamo cosa sua, sei cosa sua. Soltanto lasciandoci inondare dal suo amore possiamo ritrovarci, ritrovare la pace perduta, la verità di noi stessi adombrata dalle menzogne del mondo. Ed è a partire da qui, miei cari, che gli spazi del nostro cuore possono essere dilatati e possiamo diventare simili a Lui ed essere liberati da quello spirito mercenario che in fondo alberga nel nostro cuore. Chi è il mercenario? Qualcuno a cui non interessano davvero le pecore. Gli interessa il suo salario, il tornaconto. Gli interessa di guadagnare sulle pecore e dove ha da perdere qualcosa si ritira e fugge. Invece, dove c'è da guadagnare, eccolo lì pronto.
Conosciamo bene tutto ciò. Quante volte facciamo le cose o stiamo nelle relazioni se ci conviene o solo finché ci conviene? Amiamo se siamo corrisposti. Ci prendiamo in qualche modo cura se ne abbiamo un ritorno. Ma quando c'è da rimboccarsi le maniche, quando c'è da sacrificarsi, quando c'è da rischiare qualcosa o magari da perderci a livello di tempo, di immagine, ci tiriamo indietro. Pensiamo al nostro, a salvaguardarci. È brutto, miei cari, e lo è ancora di più per noi cristiani, peggio ancora per noi pastori. Pascere se stessi, ecco il vero problema. Ma perché siamo così? A volte è anzitutto un problema di maturità. Siamo cresciuti come età, ma siamo rimasti fondamentalmente centrati su noi stessi, egocentrici, come quando eravamo piccoli. Ma più profondamente è perché abbiamo paura. Paura di amare, paura di perderci, paura di morire. Siamo tarlati dall'autoreferenzialità. Se noi pensiamo di entrare nella sfida enorme dell'amare partendo dalle nostre forze, siamo destinati a fallire. Noi abbiamo bisogno di accogliere un amore più grande, di permettere a questo pastore di prendersi cura di noi. Abbiamo necessità di essere connessi alla linfa vitale del suo Santo Spirito che ci sdogani da noi stessi e ci renda capaci di amare e diventare pastori secondo il suo cuore. Il cristianesimo, miei cari, è rinascere dall'alto in forza del suo amore, in forza dell'amore di qualcuno che non è soltanto buono e bello, è oltre. Lui conosce le sue pecore e le sue pecore conoscono lui. Non so se nella realtà un pastore conosca tutte le pecore del suo gregge e le chiami pure per nome, ma Dio fa così con tutta l'umanità. Ci conosce e ci ama uno ad uno e vuole avere questo rapporto intimo, profondo con ciascuno di noi. E perché? Perché lui non è il mercenario al quale non gli importa delle pecore. A Dio importa di noi. Per Dio tu sei importante. Che bello, pensate già nelle relazioni quotidiane, quando trovi una persona che ti vuol bene, ti dice tu sei importante per me, tranquillo, ci sono io, mi prenderò cura di te, quanto fa bene al cuore. Ecco, ora è Dio stesso a ricordarcelo, a dirlo a ciascuno di noi, tu sei importante per me, lascia che mi prenda cura della tua vita, della tua felicità, da ora in poi mi prenderò io cura di te. Miei cari, tutto questo tocca, commuove e muove il cuore a fare altrettanto. Ognuno di noi, nel suo piccolo, è chiamato ad essere pastore per altre persone, è chiamato cioè a prendersene cura, aiutarle a crescere. Ognuno di noi, a maggior ragione chi ha incarichi di responsabilità, chi è costituito pastore nella sua chiesa, è chiamato a conoscere le persone che gli sono affidate, a voler loro bene sul serio, a condurle verso il vero bene. Si attribuisce a San Carlo Borromeo la frase «Per salvare un'anima, anche una sola, andrei sino all'inferno». Questo è l'animo del pastore, andare sino in fondo, sino al punto più profondo, sino al limite più basso per amare, per salvare una persona. Cos'è un amico? Cos'è un genitore? Cos'è un sacerdote? Se non ha quest'animo, se non ha quest'amore folle, forte, potente per le persone che gli sono affidate? Guardiamo alla nostra vita, pensiamo alle nostre scelte. Analizziamo la qualità delle nostre relazioni e in sincerità chiediamoci, mercenario o pastore? Che bello, se ogni persona che ci è affidata, pur con tutti i nostri limiti, potesse arrivare a percepire, attraverso le nostre parole, i nostri gesti, attraverso la nostra cura, che Dio stesso si prende cura della loro vita. Allora, cari fratelli e sorelle, contempliamo in questa domenica il buon pastore, certi che, come dice il Salmo 23, anche se camminassi in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Sì, la mia vita è al sicuro se è nelle sue mani. Se la mia vita è nelle sue mani e se lui mi dà la sua vita, nulla me la potrà mai togliere.
e per quanti espropri possa vivere, per quante ferite possa subire, per quante incomprensioni possa sperimentare, nulla mi potrà abbattere, perché qualsiasi cosa mi possa accadere sarà sempre più piccola di Dio. Non temiamo dunque di accogliere e seguire la voce di questo pastore, di lasciarci condurre da lui, di dare la nostra vita in scia a lui. Lui cammina con noi e a lui importiamo più della sua stessa vita. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.